Buonasera. Buonasera. Tutti qui per il Don Carlo, eh? Perché settimana prossima avete Don Carlo qui, un'opera importante. Capisco bene, e questa è la locandina vostra, eh? Questa è la locandina vostra. Questa sarebbe la locandina mia, ma in realtà è una locandina che non va bene, perché questa è la versione francese del 1867, quindi non guardatela perché tanto è sbagliata. Infatti, vedi? È un grande musicologo che era Massimo Mila ci ricorda che del Don Carlo esistono diverse versioni, c'è la versione francese in 5 atti, la versione italiana in 4 atti, fatta per Vienna, poi fatta alla Scala di Milano nell'84, l'edizione italiana in 5 atti senza balletto fatta per Modena. Poi ci sarebbe anche un'edizione per Napoli con piccole varianti, insomma. L'edizione che vedrete voi è la versione in 4 atti che fu fatta al Teatro alla Scala nel 1884 e questa è la versione giusta. Allora, voi dovete ringraziare il direttore artistico del Teatro Galli che vi ha offerto la versione in 4 atti. Perché la versione in 5, che ha delle pagine di una bellezza infinita, però dovevate, secondo me, venire qui un weekend, hai capito? Cioè, fermarvi qui per vederla tutta. E infatti, ma lo stesso Verdi, sai, poi ci è tornato sopra diverse volte, perché lui stesso diceva, ma forse è troppo lunga questa opera, insomma. Alla fine il primo atto praticamente l'ha tagliato, e ne è venuta fuori la versione in 4 atti, e lo dice nell'83 un amico, il Don Carlos è ora ridotto in 4 atti e sarà più comodo e anche migliore, più concisione e più nerbo, capisci? Quindi lui stesso. Allora, state attenti, perché la versione francese si chiama Don Carlos, con la S finale, alla spagnola, e la versione italiana invece, scusate, guardate i miei effetti speciali, perde la S. Quindi voi andate a vedere il Don Carlo, capisci? Quando tu dici a un verdiano vado a vedere il Don Carlo, quello ti dice la versione in 4 atti, quindi senza il primo atto. Ai primi di novembre, scrive, mi instraderò per Parigi. Non è che ci andava tanto volentieri lui a Parigi, eh? Poi vedrete. Metteremo per ora da parte quartetti e sinfonie e penseremo all'opera nuova per l'anno nuovo. E poi dici, ad Arriva Bene, con cui era molto in confidenza, e poi dici che sono un poltrone. Poltrone quando si scrive per l'opera dove gli spettacoli durano un quarto di giornata, capisci? Povero me. E poi dice, penseremo all'opera nuova per l'anno nuovo. E infatti lui negli anni, stessi anni in cui scopre Shakespeare, scopre anche lui, cioè l'autore Schiller, l'autore appunto di questa tragedia o dei Masnadieri di Don Carlo, insomma, e di tante altre. E lui infatti negli anni 40 si dedica moltissimo a opere tratte da Schiller, la Giovanna d'Arco, i Masnadieri, la Luisa Miller, un atto della forza che non nominiamo, insomma, e poi naturalmente il Don Carlo di cui stiamo parlando. Torno alla lettera che ho per vedere le opere ispirate appunto da Schiller, e dice «Quanta musica, o almeno quante note! Black, chi è Black? È il suo grande amico, il suo cane». Verdi ne aveva diversi, di cani, amava molto i cani, gli animali, poi ogni tanto andava nel suo stagno e guardava i cigni che nuotavano, hai capito? Ci sono delle cose bellissime. Black dice che in questo momento è disteso per lungo sui miei piedi, manda una specie di ruggito cupo e profondo, che suppongo voglia dire saluta l'amico. Arriva bene, per l'appunto. Seccami pur di frequente, cioè fatti sentire pur di frequente che con te parlo sempre molto volentieri. E lì vedete una piccola immagine di Verdi con il suo migliore amico, per l'appunto, con Black. Allora, per farvi capire la versione in 4 atti, cioè il Don Carlo, vi devo spiegare la versione in 5, il Don Carlos, o la versione, diciamo così, anche in 5 in italiano, si chiama Don Carlo, quindi. Comunque vi spiego l'antefatto. L'antefatto è questo. Nell'inverno del 1559, nella foresta di Fontainebleau, con vista sul Castello Reale, Don Carlo, spagnolo, principe spagnolo, incontra Elisabetta e tra di loro nasce l'amore. Poi sai che l'amore, come nasce l'amore? Di che nasce l'amore?
Ecco, adesso sono sempre più tranquillo. Nasce l'amore. Ma arriva la notizia terrificante che Elisabetta è stata destinata al re di Spagna. Capisci? Quindi Carlo è disperato. Per una questione politica, Elisabetta non era più destinata, non sarebbe più stata destinata a Carlo, ma al re. E allora, sai, l'inizio, io vi faccio vedere questa versione, ecco, tra le altre cose, vi voglio dire una cosa. Questa è una versione diretta 20 anni fa da Riccardo Scegli. Allora, io avevo scelto questa versione perché a me piaceva, anche se è una versione un po' vecchia, insomma, di 20 anni, e poi leggo sul Corriere della Sera che il maestro Scegli dice, no, io però questa versione, anche perché anche la Scala aprirà con il Don Carlo, no? E dice, no, ma io... Scusate, siete qui, in effetti ora ci penso a una lezione che ha un doppio valore per voi e per tutti quelli che non saranno qui la prossima settimana a vedere il Don Carlo, ma che guarderanno il Don Carlo alla TV il 7 dicembre. Capisci che responsabilità voi avete, no? Cioè quella, no, del Don Carlo, cos'è sta cosa? E tu, ti spiego io. Siedi, mettiti comodo perché poi ti spiego. No? Allora, leggo che Scegli dice, no, io però quella versione che ho diretto nel 2003 del Don Carlo non la riguarderò. Allora mi sono un po' preoccupato. Poi per un caso il maestro mi ha telefonato per parlarmi di altre cose. Ho detto, scusi maestro, devo andare a Rimini, al Teatro Galli, a parlare del Don Carlo. Avevo pensato di far vedere la versione del 2003. E mi fa, beh, è forte quella versione lì, la faccia vedere. Allora ho detto, beh, tranquillo, quindi vi mostro questa. Allora, che è forte, eh? Ha una sua forza, soprattutto la regia, ma devo dire anche il cast, era un cast di giovani cantanti, non c'era nessun italiano, ma insomma. Allora, quando l'opera comincia, e questo succederà naturalmente anche qui a Rimini, c'è un preludio piuttosto cupo, poche note, di introduzione. Non depone nulla di buono, un inizio così. Devi capire che è già successo molto, anche se nell'edizione in quattro atti italiana non vediamo il primo atto, però il primo atto è come se si fosse svolto. C'era una storia d'amore e questa storia d'amore è finita. Queste note introducono, fatte dai corni, dagli ottoni, introducono un coro di frati che prega la morte di Carlo V, che era stato re prima di Filippo. Prima c'era Carlo V, poi Carlo V muore, arriva Filippo. Filippo è, come dire, un re di Spagna un po' meno illuminato di suo padre. Carlo V però aveva un grande difetto, secondo quello che dicono i frati, mormorandone appunto l'esequie, la morte, e cioè che si credeva addirittura superiore a Dio. È questo. Ma questo è proprio un contrasto tipicamente verdiano, sai? Cioè che dopo un momento del genere... Tu senti delle note rapide e senti lui, Carlo, che ti dice «Io l'ho perduta!» Chi? Cosa? La patria? No, Elisabetta, capisci? Quelle note lì rapide, il suo urlo «L'ho perduta!» O potenza suprema, un altro gliel'ha portata via. Adesso io qui vi chiederei un minimo di reazione, se vi è possibile. Perché un altro gliel'ha portata via. O potenza suprema, o potenza suprema, un altro. Ed è mio padre. No, capisci?
che il re cui Elisabetta è andata promessa è il padre di Carlo. Capisci la disperazione? E infatti un altro, ed è mio padre. Un altro. E questo è il re. Lei che adoro. Ma rapita. La sposa. A me promessa. E tu ti aspetti di sentire questo, no? La sposa a me promessa. E invece no, è fantastico, Verdi. Ti mette con una sola nota, un altro piccolo contrasto, no? La sposa a me promessa. Perché? Perché lui si rifugia nel ricordo di quell'amore, nel ricordo del primo atto che non avete visto, che non vedrete. Senti che bello. Quanto puro e bello era il dì senza domani. Quando ebbri di felicità, di speranza, vagavamo all'ombra insieme. Nel dolce suol di Francia, nella foresta, tutto su una sola nota, nella foresta vagavamo, nel dolce suol di Francia, nella foresta di Fontainebleau. E qui il suo ricordo proprio si apre, il suo cuore a mille, nella foresta di Fontainebleau. Ci racconta di quando l'ha vista per la prima volta. Io la vidi. Senti Verdi. L'ho vista e il suo sorriso ha aperto un cielo nuovo davanti ai miei occhi. Ah, per sempre mi ha divisa da quel cuore. Chi? Un padre, un re. Poi partono gli archi bellissimi, con questo palpitare. Non promette alcuna felicità il giorno che nasce, l'alba che arriva. Mai rubato, e qui si rivolge a lei, incantatrice, il cuore, la speranza, i sogni, l'amore. Mi hai rubato speranza, sogni, amore. Ahimè. Io l'ho perduta. Io l'ho perduta. E sai, poi il contrasto verdiano. Si sente ancora la voce di un frate. La voce della terra. Arriva fin nel chiostro. E lui ha paura. Come? Riconosce la voce di quel frate. Gli sembra la voce di Carlo V, la voce di suo nonno.
quanto è bello questo inizio, ve lo faccio ascoltare. In quattro atti, così tu vedi subito la disperazione di Carlo, non vedi la nascita della storia d'amore, ma vedi lui: io l'ho perduta, quella frase che incornicia questa scena, che senti all'inizio e che senti poi alla fine della stessa. Dunque, Verdi amava moltissimo la campagna, amava moltissimo la natura, amava moltissimo gli animali, no? Voi sapete, a Sant'Agata. Guardate queste cartoline meravigliose, 12 cartoline fatte da ricordi che illustrano tutto l'amore, naturalmente, di Verdi per la campagna. Oh, vi prego, scusate.
beh, sono mie, privatissima, no? L'ingresso della sua villa, lui con Boito nel giardino della sua villa, i due favoriti, lui con i cavalli, guarda che bello, insomma, no? E poi qui c'è Verdi con Black, Ivette e Moschino, i suoi tre cani, e il primo è per l'appunto quello che vedete vicino a lui, il più fedele, appunto, è Black. Guardate questa foto se non è bella. Lui con i suoi tre cani, eh? Cioè, bellissima. Dunque, Verdi, a un certo punto una mattina si sveglia e dice, sai cosa faccio? Faccio scrivere una lettera a Black e la indirizzo a Ron Ron, che era il cane del suo amico. Così è Verdi che scrive, ma firma Black. Agosto del 65. Il mio maggiordomo, che sarebbe Verdi, segretario, factotum, quello dei rampini, cioè quello delle note, non mi fa mancare nulla. Gli amaretti continuano a piovermi in bocca, scrive Black, per mano di Verdi. I grossi ossi sono per me. La zuppa pronta al mio risvegliarmi. Tutta la casa a mia disposizione. E ora che il caldo è soffocante, io cambio appartamento e letto ad ogni momento. E guai a chi mi tocca. Tenete a mente la storia di questo Black e la storia di questo amico fedele, perché ci accompagnerà sostanzialmente, vorrei dire, fino alla fine. Qui vi parlo di un altro amico, però. Sai, una di quelle amicizie fortissime, no, che hanno radici antiche, potresti leggerti, che ne so, l'Oreste di Euripide, e ricordare la storia di amicizia profonda che c'era tra Pilade e Oreste, insomma. L'amico di Carlo si chiama Rodrigo. E allora... lui, vedi, arriva Rodrigo e come lo vede, come lo trova? Lo trova disperato, no? Dice, ma che cos'hai, Carlo? Cioè, cosa c'è? Dimmi, apri il tuo cuore, no? E c'è Carlo che è titubante. No, perché sai, lo deve dire all'amico. Io sono innamorato di mia madre. Perché nel 1500... una donna che sposava tuo padre non diventava la tua matrigna, diventava tua madre. E quindi l'amore di un figlio per quella donna era un amore assolutamente inconcepibile, proibito, proibitissimo. Non poteva esserci, non poteva essere nemmeno pensato, no? E allora, vuoi davvero sapere? E dice, quale orrendo strale il mio corpo trapassò. Guarda, qua c'è un momento, sai, proprio questa capacità che avevano questi grandi autori di interpretare la natura umana nel teatro d'opera, no? Per cui tu senti proprio l'oboe che fa questo e lui da solo a mezza voce, amo. D'un colpevole amore. A pezzi gliela dice, vedi? E qui la butta fuori. Elisabetta. E la reazione di Rodrigo è... giusto cielo. E lui lo guarda. Carlo guarda Rodrigo. Qual pallor. Tu guardi verso terra. Non mi guardi. E allora è disperato perché dice, ho perso l'amico. Glielo urla, non mi aiuti, ti allontani da me. No, gli dice, te lo posso giurare, dice, te lo posso giurare. Se tu soffri, dice, io sono con te. Lo guarda dritto negli occhi e gli dice, questo segreto il re lo conosce? E lui dice, no, il re non sa assolutamente niente. E allora gli dice, ottieni di partire da lui per la Fiandra. Perché per la Fiandra? Perché mentre Carlo V era stato benevolo con la libertà di culto in Fiandra, al contrario invece Filippo, il padre di Carlo, aveva messo la Fiandra a ferro e fuoco per imporre la religione cristiana.
Rodrigo, che ha a cuore la Fiandra, dice a Carlo: ti devi allontanare da questo amore, non va bene. Chiedi a tuo padre di farti diventare re lì. Governa tu sulla Fiandra e riporta la pace e la prosperità in un paese che tuo padre ha distrutto. E allora, guarda, è bellissimo. Questo, guarda che sono parole che possono ammantarsi anche di una certa ambiguità. Quando dice Dio, tutte e due insieme, questo canto a due, che nell'alma infondere amor volesti espeme, desio nel cuore accendere tu dei di libertà. Giuriamo insieme di vivere e di morire insieme. Vivere e morire insieme sono parole che vanno bene per gli amanti e vanno bene anche per gli amici. E Verdi, per sgombrare il campo da ogni possibile ambiguità, fa cantare queste parole su una marcia che è profondamente, diciamo così, insomma, maschile, cioè l'ideale che li unisce sono l'amicizia e la libertà. È uno dei temi famosi. Del Don Carlo. E poi, sai, mentre loro cantano questa cosa, chi ti arriva? Altro contrasto tipicamente verdiano. Ti arriva il padre di Carlo, Filippo, a braccetto con Elisabetta, con la donna che il figlio ama. E Carlo è disperato nel vedere donna che ama, abbracciata al braccio di suo padre. E poi, altro contrasto, di nuovo il coro di frati. Solo che non c'è una preghiera qua, C'è Carlo che urla: io l'ho perduta, ricordandoci ancora una volta quanto profondo è il suo sentimento, il suo legame nei confronti di quella donna. Amo, un colpevole amore, Elisabetta! Thank you.
C'è un altro contrasto, naturalmente. Quanti ce ne sono in quest'opera? Eh? Avete sentito la preghiera dei frati sotto, il pensiero di Carlo che va alla cosa privata, cioè io l'ho perduta, la sua storia d'amore. L'amico Rodrigo che gli dice, no, vai nelle Fiandre, diventa re, governa, sii saggio, no? Cioè quante cose. Guardate, non esiste un'altra opera nella quale l'elemento pubblico, l'elemento privato, l'elemento politico e le storie d'amore si, come dire, sovrappongono così tanto come in Don Carlo. Vedremo anche dopo Stato e Chiesa, che era un tema naturalmente che a Verdi stava molto a cuore. Come ho detto, quest'opera era una commissione dell'Opera di Parigi, era una commissione francese. Ci andava volentieri Verdi in Francia, tra un attimo lo vedremo, Verdi a Parigi, tra un attimo lo vedremo. Intanto voglio dirvi questo, quest'opera grandiosa riflette la grandeur francese, mi pare abbastanza evidente, no? Cioè tutta Europa ha preso fondamentalmente l'opera italiana, tranne naturalmente i francesi, che hanno voluto un tipo d'opera un po' diversa rispetto a quella di tutti gli altri paesi, no? Ecco, la grandeur da Luigi XIV praticamente fino al famoso biglietto da 5.000 franchi del 42-47, scusa, solo i francesi potevano fare una cosa così. Vedi, la Francia che civilizza il mondo, capisci? Cioè, loro. E cos'è quest'opera francese? Allora, 5 atti in lingua francese. Noi sentiremo la versione italiana in 4 atti. Poi ancora, dalle 5 alle 7 ore di spettacolo, capito? Scene sfarzose, costumi costosissimi, dispiegamento di effetti speciali luminosi, presenza di un grande balletto centrale dalla trama indipendente dal resto dell'opera, massiccia presenza del coro, prove a non finire. Questo è quel tipo d'opera che i francesi chiamano per l'appunto grande opera e che è la loro opera. E tutti i compositori italiani che andavano a Parigi dovevano adeguarsi a quelle che erano le regole, diciamo così, dell'opera francese. Ci andavano più o meno volentieri, anche perché appunto dovevano scrivere i balletti, per esempio, che non era una cosa che tutti facevano con piacere, insomma. Poi erano così bravi che scrivevano pagine e pagine di balletti, e pazienza, se a loro piacciono facciamo anche sti balletti. Devo dire che Verdi, fin da giovane, fin dal suo primo successo, dal suo secondo successo, perché il primo è stato Nabucco, quello importante, dei Lombardi alla prima crociata, e poi ha capito le potenzialità della grandeur, dell'opera, del grande opera francese, e quindi sostanzialmente lo ha un po' inseguito. Per esempio, Lombardi è diventato Gerusalem per la Francia, e poi finalmente nel 1955 lui scrive la sua prima opera per l'Opera di Parigi, che sono i Vespri siciliani. Eccolo qua, guarda Verdi a Parigi. Parigi, 1 dicembre del 1953. Io sono qui di malumore, annoiato, arrabbiato, anche perché speravo di passare l'inverno non in mezzo al freddo e alla nebbia,
ma sotto il bel cielo di Napoli, capisci? Quindi voglio finire una volta per sempre questo maledetto contratto che esiste da tanti anni. Lui aveva firmato un contratto negli anni 40 per una data lontana, no? Poi però è arrivato il momento in cui quest'opera la doveva scrivere, quindi in una maniera o nell'altra sia finito. E più passava il tempo, se qualche circostanza non viene a salvarmi, dovevo scrivere l'opera in francese. Avrei scritto 2 o 3 opere in italiano con più piacere e maggiore guadagno. Durante le prove, però, che cosa succede? Che la protagonista, la cantante che doveva fare la parte di Elena dei Vespri, la Crivelli, era fuggita in Costa Azzurra in compagnia del suo amante. Verdi dice, la Crivelli è fuggita? Davvero? Se n'è andata? Guarda cosa scrive, Verdi a Piave. La Crivelli è fuggita. Dove? Il diavolo lo sa. Al primo momento questa notizia mi ha rotto un po' i coglioni, ma ora sotto cappa ne rido. Questa fuga mi dà diritto di sciogliere il mio contratto. E io non ho lasciato sfuggire l'occasione. Scusate, la Crivelli, la prima donna, se n'è andata. L'opera non facciamo più, eh? Va bene. Io me ne torno felice in Italia. Voi ve ne state qui. Dice, e l'ho domandato formalmente, ha chiesto formalmente che venisse, quindi sciolto il suo contratto. Naturalmente non gliel'hanno permesso e quindi l'opera lui l'ha dovuto fare e meno male, perché così abbiamo i Vespri siciliani. 2 storie d'amore, ci sono ben 2 storie d'amore qui dentro. Voi capite, Verdi non era uno, incline a scrivere storie d'amore semplici, ma questa, se mi consentite, è la più complicata di tutte. Capite? Ora, immaginate il giorno in cui Carlo va a parlare con sua madre Elisabetta, col cuore a 1000, non perché è la regina, ma perché è la donna che ama. Lui conosce bene la sua condizione di figlio, ma come fa a comandare al suo cuore? Comunque, lui si avvicina a sua madre e Verdi scrive una musica che non direi che è quella di un figlio che va a parlare alla mamma. Senti, è una musica un po' desolante. E lui, da solo, senza orchestra, vengo a parlare alla regina con l'orchestra che punteggia. Quella che ha un posto, il posto più importante nel cuor del re e che sola mi potrà far ottenere ciò che chiedo. Quello che chiede è andare in Fiandra. E già subito dopo aver pronunciato queste parole, il cuore naturalmente. Il cuore monta, il cuore comincia a fremere, a battere, no? E io credo che la regina l'abbia capito, no? E infatti, guarda che cosa gli dice. Mio figlio. Sai, Elisabetta ha un solo modo per fermare questo figlio, gli ardori di questo figlio, ma serve anche a lei per fermare i suoi, no? Mio figlio, dice, tal nome no. Quelli della mia generazione ricorderanno benissimo questo libro, I frammenti di un discorso amoroso. E beh, da questo libro, ovviamente, che sono frammenti da un discorso amoroso, la parola figlio è esclusa, è esclusa. E infatti, come lui sente figlio... Beh, tu capisci che una donna che ti chiama figlio, ti ricorda che sei figlio, è come se avessi in mano, che ne so, una canna dell'acqua gelida, massima potenza, e lui dice, no, tal parola no, ti prego. Ma sai, è bellissimo, perché veramente, ma solo Verdi poteva affrontare una scena di tale complessità psicologica, no? E allora lei gli parla, lui è sempre agitatissimo, no? Lo dice... Dice, il cielo è stato avaro. Ha fatto sì che io ti conoscessi e che poi tu mi fossi rapita. E allora, lei gli parla. Guarda,
principe, se vuole Filippo udire la mia preghiera per la Fiandra, bene, voi potrete partire domani. Ora, non sono le parole di un amante, sono le parole di una madre che dice: principe, va bene, volete partire e se vostro padre lo consente, voi domani partirete. Ma la musica è piena di una malinconia profonda. Si capisce che anche lei lo ama. C'è dolore. Bene, potrete partire domani. E lui è come se sentisse solo le parole, ma non il tono della sua voce, non questa musica, tanto che si lamenta e dice: ma come? Cielo, non un solo detto. Perché? Perché? Non avete una parola di conforto per me. Ed Elisabetta lo guarda e gli dice: perché, dice, accusate il mio cuore di indifferenza? Voi dovreste leggere nei miei silenzi questo nobile silenzio, il dovere che mi obbliga a parlarvi così. Le parole dicono una cosa, ma sai, c'è tutto il senso di un affetto, di un amore e di un addio se vostro padre partirete. Partirete domani. E lui è proprio un uomo che non capisce. Gli devi spiegare tutto, lo dico sempre. Sai come siamo fatti noi? Poi alla fine sembra convincersi e lei dice: va bene, Carlo, addio. Addio su questa terra. Vivendo accanto a te, crederei di vivere nel cielo. Ma quanto è bello. E glielo dice con quella musica che in Verdi è proprio un richiamo alle anime che ascendono verso il cielo. Sembra quasi, come dire, qualcosa preso dal finale di Rigoletto, sai, quando lei muore, capito? Senti che musica. È angelico questo addio. Non è umano. Se vivessimo insieme, dice, mi crederei nel cielo. Ma il genio di quest'uomo di lui? È la reazione di lui. È la reazione di un uomo che ama, non ce la fa. Quale voce a me dal ciel scende a parlarmi d'amore? Elisabetta, tu bella dorata, assisa accanto a me, come ti vidi un dì. No? Cioè, lui non è nel cielo con lei. Lui è qui sulla terra e canta parole d'amore con una musica. Che dice amore ad ogni nota. Elisabetta, bella dorata. Vicina a me. Come ti vidi un dì.
è come preso da un delirio, tanto che Elisabetta dice: egli muore. E lui, sempre peggio, eh? Oh mio tesoro, sei tu. Dolce amore, sei tu. Poi è come preso da un momento di terrore. Cosa ha detto? Questo, cosa ho detto? Cosa hai detto? Hai detto qualcosa di molto grave. Tanto è vero che lei glielo dice. Allora, se io sono il tuo dolce amore, non sono più tua madre. Compi l'opera. Fai quello che devi fare, dice. Compi l'opera. Corri a svenare tuo padre, uccidi tuo padre. E poi, con le mani lorde di sangue, mena all'altare tua madre. Ah, mena, porta tua madre all'altare. Va, svena tuo padre. E lui, sono maledetto, sono maledetto. E l'altra parola è madre. Naturalmente, figlio e madre. E siccome è un'opera di contrasti, chi t'arriva? Naturalmente, Filippo, che vede lei da sola. E quindi protesta e dice: perché Elisabetta è qui da sola? Dov'è la sua dama di compagnia, poveretta? Io Thank you.
mai si era vista una scena d'amore come questa, Così tormentata, così profondamente tormentata. Una madre, un figlio, una storia d'amore che non dovrebbe esserci e che invece li lega. Una storia d'amore, ma dietro questa storia d'amore, Filippo. E quindi il contrasto a questo punto fortissimo tra questo figlio e suo padre. Poi ci sarebbe un secondo amore tormentato, che è questo, Eboli. Questo purtroppo è un'opera talmente lunga, gigantesca, insomma, con tante pagine belle, vorrei farvele vedere tutte, ma questo non è possibile. Lei, Eboli, entra in scena tutta spagnoleggiante, brillante, eccetera, eccetera, e Rodrigo riceve una lettera nella quale gli dice di trovarsi per l'appunto a mezzanotte ai giardini della regina, e lui ci va, perché è convinto che sia Elisabetta. E invece chi è? Eboli, che è perdutamente innamorato di lui. E quindi lui ci va e sei tu bella adorata, perché lei arriva velata, hai capito? Quindi Carlo, poverino, dichiara tutto il suo amore ad Eboli, e infatti Eboli, un tanto amore, gioia a me suprema, amata io sono. No, è sbagliato. Cielo, non è la regina. E questo è un disastro, lo capisci? Perché una donna che si credeva amata, che capisce di non essere lei la destinataria di quell'amore, diventa una vipera. Trema per te, falso figliolo, la mia vendetta arriva già, trema per te, fra poco il suolo sotto il tuo piede si schiuderà. Lei farà una cosa terribile, sottrarrà ad Elisabetta un cofanetto dentro il quale ci sono cose molto personali di Elisabetta, tra le quali anche il ritratto di Carlo, e lo darà al re, il quale re sospetta che Carlo si è innamorato di Elisabetta, sospetta addirittura che Elisabetta ricambi naturalmente questo amore, e quando ha in mano questo cofanetto ed Elisabetta corre da lui e dice: re Filippo, mi hanno sottratto una cosa personale mia, dice: qui ce l'ho io, gliel'ha portato Eboli, capisci? Gliel'ha portato Eboli. Dice: aprilo. Lei non apre, allora dice: lo apro io. E vi trova dentro il ritratto di Carlo. E arriva comunque in questa scena, nella scena in cui lui viene minacciato appunto da Eboli, arriva Rodrigo che gli dice: stai tranquillo Carlo, se hai delle carte importanti, compromettenti, dalle a me, dalle a me. E questo sostegno è per Carlo assolutamente fondamentale. Oh, vi ho raccontato dei Vespri, che lui non li voleva scrivere, poi la Crovelli che se ne va, lui dice: rompo il contratto. Tra i Vespri siciliani e Don Carlos passano 12 anni, ma il rapporto di Verdi con Parigi non era cambiato. Tra l'altro, mentre lui scrive Don Carlo, ha inizio la terza guerra di indipendenza e l'Italia è sconfitta. Allora lui scrive subito, guarda, Escudier in Francia, dice: in questi momenti difficili ho fin vergogna di occuparmi di note. Avvertite, Monsieur Perrin, che io non scrivo, che non posso scrivere e che non saprei come fare a fare una nota. Sono ammalato mille volte. E poi, in questo stato di cose, come volete che io mi senta l'animo di venire a Parigi? La soluzione in questo caso non può essere che una, lo scioglimento del contratto con l'Opera. Ora, però, il motivo era più importante, anche perché per uno strano accordo avrebbero dato il Veneto alla Francia, quindi figurati, no? Quindi figurati Verdi. E guarda lui che scrive a questo amico politico italiano, Giuseppe Piroli, scrive così: non è nemmeno la forza di imprecare contro quel branco di incapaci, stupidi, parolai, fanfaroni che ci hanno portati alla rovina. Ho scritto ieri a Parigi domandando lo scioglimento del mio contratto con l'Opera. Ho fatto bene o male? E se lo scioglimento non viene accordato, cosa fare? E poi guarda, pochi giorni dopo, non hanno accettato a Parigi la mia proposta. Partirò stasera e arriverò colà martedì. Oh, come vi dicevo, Filippo non era un personaggio particolarmente amichevole, insomma, no? Il padre di Carlo, insomma. Guarda cosa scrive: potete assicurare Sua Santità che preferirei perdere tutti i miei stati e un centinaio di vite se le avessi, piuttosto che compromettere il servizio di Dio. Io non intendo governare eretici, tanto appunto, come vi dicevo, che nella Fiandra aveva messo lì. E guarda che ambientino, che è poi quello dell'opera, avete visto, l'Escorial, dove ci sono tutte le tombe dei re di Spagna, insomma, no? Oh, c'è una scena incredibile.
nel Don Carlo, che non c'è in Schiller. Anche se Verdi aveva detto staremo attaccati a Schiller, questa scena non c'è. Non c'è perché Verdi sentiva la necessità di fare un po' di spettacolo. Staremo attaccati a Schiller, aggiungeremo soltanto laddove dobbiamo fare spettacolo. Le macchine dell'opera devono ben fare qualche cosa, no? E lui subito l'aveva detto, Don Carlo è magnifico, ma manca forse un po' di spettacolo. E questa è la scena che ci porta lo spettacolo. E lo spettacolo è macabro, perché è la scena dell'auto da fè, la scena in cui gli eretici vengono arsi vivi. Lo so, non è un'opera allegrissima, no? Comunque è una gran festa per Filippo, dice andiamo alla festa, a un certo punto lui dirà, ma che cosa succede qua? Questa, guarda, è una scena fantastica, poi è una scena proprio profondamente verdiana, vorrei dire, perché ci mette davanti al contrasto tra padre e figlio. Sire, è tempo che io viva, sono stanco di vivere una vita oscura. E allora glielo chiede, dice, se Dio vuole che il tuo regno abbia un degno erede, un degno erede di te, e allora le trombe squillano, per la Spagna prepara, altro squillo di trombe, prepara un re degno di te. Il Brabante e la Fiandra a Meddona. Guarda che il contrasto fra generazioni non è soltanto quando tuo figlio ti risponde male o tua figlia ti dice che cosa vuoi. In musica il contrasto tra generazioni viene fuori anche così. Invece di questo che ti aspetti, no? Verdi che cosa fa? La reazione di Filippo è terribile. Insensato, dice. Tanto ardisci. Ardisci al punto da chiedere quell'acciaio, quella spada, da volere quella spada che immolerà tuo padre. Carlo reagisce e dice, non è vero. Dio legge nei cuori e deve giudicare lui. Lasciatemi partire. Io qui giuro al cielo. Che sarò il salvatore del popolo fiammingo. E figurati tutti gli invitati alla scena dell'auto da fè che dicono. L'infante è fuori di sé, è impazzito. E allora il padre dice, signori, voi che siete il sostegno del mio trono, disarmatelo. Ma nessuno si muove. Nessuno si muove. Qui proprio l'urla con tutta la forza che ha nei polmoni, disarmato gli sia. E si sente una voce che dice, a me il ferro, dammi la spada, Carlo. E chi è che lo dice? Nessuno si era mosso. Filippo urla, disarmatelo, disarmate mio figlio, disarmatelo. Lui è diventato un eretico, vuole portare la libertà di culto delle Fiandre, disarmatelo. Chi? Rodrigo, capisci? Lui, a me il ferro e Verdi. Grandissimo. Ve la ricordate quel tema che li aveva uniti nell'amicizia? Senti Verdi. O ciel, tu
Rodrigo. E tutti, lui, egli. E il re, colpito da questo gesto, guarda Rodrigo e gli dice: Marchese, vi nomino duca. E dice: andiamo alla festa. Vanno tutti a godersi lo spettacolo degli eretici messi a fuoco. Questa era la scena spettacolare. Ora, vi devo dire che qui nella regia fatta ad Amsterdam non vedremo il rogo, non vedremo niente. Il regista si concentra sulla figura di Carlo, che tramuta in una sorta di Cristo che si prende sulle spalle tutti i dolori e i mali del mondo. E di tempo che vivo, stanco son di seguire un'esistenza oscura in questa suora. Se Dio vuole che io sento questa mia fronte, un giorno ci intervenga. Per la Spagna prepara un re degno di lei, il bramante. Thank you.
capisci che Rodrigo comunque l'ha fatto per proteggerlo. Come fa questo Carlo a mettersi così platealmente contro suo padre? Non avrebbe ottenuto assolutamente nulla. Qui sto con voi perché quando comincia poi l'atto seguente c'è, come dire, un Filippo umanissimo, tristissimo, solo, è la solitudine dei potenti. Lo dice, lei non mi ha mai amato. Un amore per me. Tra quel figlio e questo figlio. Il mio crin bianco. Rapporto tra Stato e Chiesa, guarda che Verdi con la Chiesa, insomma. Avevano scritto alcune note per una sua biografia giovanile, Verdi aveva letto, aveva scritto: desidererei che non si omettessero le lodi che si debbono a mio suocero e le sferzate a questi coglioni di preti che non mi vollero per maestro. Perché da ragazzino lui voleva fare, da ragazzo voleva fare l'organista a Busseto e gli avevano preferito un altro. E a distanza di anni ancora non se n'era dimenticato. D'altra parte, scusa, la Chiesa. Tu pensa, Luigi Vannicelli Casoni, cardinale, cosa ha scritto di Rigoletto? Si è scelta l'opera intitolata Rigoletto, nella quale non mancano adulteri, ratti, assassini, immoralità d'ogni sorta. E io non so se in altre città dello Stato Pontificio si vorrà permettere di avvelenare il pubblico con tanta sozzura. Era la censura, capisci? Con cui Verdi doveva fare i conti. E poi guarda qua, mentre scrive il Don Carlos: sia dunque guerra, vi sono i pianti delle madri e delle giovani spose e i lamenti dei papà. In quanto ai preti posso dirvi che il loro contegno è convenevole, non osano mostrarsi ostili, ma se vedessero la punta del naso d'un tedesco gli andrebbero incontro con ostensorio, turibolo e sacramento. Capisci? E lui aveva detto fin da subito: mi piacerebbe, come in Schiller, l'incontro tra il grande inquisitore, cioè la Chiesa, e Filippo, ma vorrei che lui fosse vecchissimo e cieco. Vi spiegherò poi perché. Perché vecchissimo e cieco? Perché nella sua vecchiezza e nella sua cecità Verdi vedeva la Chiesa. E ha scritto una delle scene più infernali della sua carriera. Tutti i timbri scuri, contrabbasso, violoncello, gran cassa, timpani, tromboni, controfagotto, capisci? C'è una scena che è nero fumo, dalla prima all'ultima nota. Tiriamo su, facciamo sentire. Filippo chiede all'inquisitore: mio figlio si è ribellato, se l'ammazzo mi assolvete? Assolutamente sì, vedi? Se il figlio a morte invio, mi assolve la tua mano? La pace dell'impero di Valdun ribelle. Posso immolare al mondo il mio figlio, io che sono cristiano?
Dio ha sacrificato il suo, quindi tu puoi uccidere il tuo. Ma tu darai vigore a legge sì severa? Ovunque avrà vigore se l'ha avuta sul Calvario. Ma Filippo qui si preoccupa di una cosa più profonda. Sai, un po' come Shakespeare. Se ammazzo mio figlio, perderò il sonno, come Macbeth, sai. La natura, l'amore, tacer potranno in me, tutto tacer dovrà per esaltare la fede. E poi, però, l'inquisitore dice, bene, allora siamo d'accordo, tu ammazzi tuo figlio e io t'assolvo. Però ho una richiesta da farti. Nel tuo regno c'è un uomo che si chiama Rodrigo. E lui è un eretico. Voglio la sua testa. Uccidilo. Lui si ribella e dice, no, è un uomo fedele, non posso, non voglio. Uccidilo. E guarda la frase finale di questa scena. Dunque il trono piegar dovrà sempre all'altare. Il trono si dovrà sempre piegare all'altare. Non esiste, vi ripeto, un'altra opera dove, come dire, le sfere dello Stato e quelle della Chiesa si uniscono qui. E andiamo allora alla fine. Questa è un po' la cronologia, eh? 24 marzo del 66, 5 atti, scrive Verdi, di cui ne restano 4 ancora da fare. Uff, maggio, anche il secondo atto è completamente finito. Ma che atto? Non è un atto, è una mezza opera. 6 giugno, ho finito il terzo atto, ho cominciato il quarto, ho finito questo, è finita l'opera. Perché il quinto atto, che sarà il nostro quarto, si fa e si deve fare in un momento. Poi però a giugno muore il librettista, che viene sostituito da un altro. E quindi a luglio, anche il quartetto è finito. 24 luglio, Verdi è a Parigi, 11 agosto, c'è la prima prova con i cantanti. Era il 66. Lui scrive, l'opera l'ho finita, si va avanti, ma come sempre all'opera a passi di lumaca. Si sperava di poter andare in scena verso la metà di dicembre, ma io non lo credo. Infatti si andrà in scena nel marzo del 67, figurati, eh. Intanto, scusate, lo stesso giorno in cui lui dice si va avanti, speriamo di andare in scena a dicembre, ma io non credo, lo stesso giorno lui scrive a una persona di fiducia che sta a Sant'Agata, Parigi, vedi, 28 settembre del 66. Spero che farete curare la massa del letame sul quale io conto moltissimo. Capisci gli interessi suoi, la sua mente dove andava? Che ne sarà della mia tenuta e del letame? Capisci? Desidero che i miei cavalli mangino il fieno di Sant'Agata. Cosa fanno gli uomini? Cosa fanno i muratori? Scrivetemi subito, addio. E questo era lui. E nello stesso periodo incarica sua moglie di scrivere all'editore una lettera su un argomento molto importante, che è questo. Dice la Giuseppina Strepponi, Verdi mi dice di aver dimenticato di scriverle in proposito d'un biliardo che desidererebbe avere a Genova. Anche se le cose in questo teatro di Parigi camminano con passo lento e solenne, avranno un termine prima o poi. Noi sospiriamo questo termine per ritornare a Genova, dove saremo felicissimi di poter biliardare a furore. Capisci? Cioè, quindi il letame, il biliardo, alla fine si andò in scena l'11 marzo del 1867. Tu capisci che quest'uomo a settembre aveva finito e prove su prove, perché questa era l'opera di Parigi. E però Rodrigo è sacrificato, perché Filippo fa quel che gli dice. Serbati per le Fiandre. A questo punto lui è veramente da solo. E il finale è questo. Elisabetta ormai spera davvero che Carlo possa andare nelle Fiandre a governare. E quando lo vede, si salutano
come una madre saluterebbe un figlio e un figlio saluterebbe una madre, ma con la promessa di rivedersi nell'alto dei cieli, laddove la loro vita sarà finalmente libera da tutti i fardelli, da tutti i dolori di questa vita terrena. Lassù ci vedremo in un mondo migliore, dicono Carlo ed Elisabetta, in tal dì che per noi non avrà più domani, tutti i nomi scordiam degli affetti profani. E infatti, Carlo dice addio mia madre, ed Elisabetta dice mio figlio addio. Ma nel momento in cui loro si dicono addio, arriva Filippo, il re che deve compiere quello che aveva giurato di fare davanti all'inquisitore, cioè uccidere suo figlio. Ma qui c'è un colpo di scena, e il colpo di scena è questo, che dal chiostro esce il frate, quello che sentivamo cantare fin dall'inizio, e quel frate, sapete chi è? Carlo V. È il vecchio imperatore che prende Carlo e lo porta con sé all'interno del chiostro, lasciando Filippo senza parole. Ora, qui il finale è un pochino diverso, nel senso che Carlo va comunque incontro al suo destino, ma è una scelta registica, questa. Nulla di storico, dice Verdi. Dunque, Carlo V appare vestito da imperatore? Non è verosimile, l'imperatore era già morto da diversi anni, ma del resto lui dice in questo dramma tutto è falso. Don Carlo, il vero Don Carlo, era uno scemo, furioso, antipatico. Poveretto. Elisabetta non ha mai amoreggiato con Don Carlo. Posa, Rodrigo, è un essere immaginario che non avrebbe mai potuto esistere sotto il regno di Filippo. Filippo era assai meno tenero di come appare nel dramma. Insomma, in questo dramma nulla vi è di storico, nessuna verità e profondità dei caratteri.
Allora, una di più, una di meno, non guasta nulla. E a me, questa apparizione finale del vecchio imperatore non spiace affatto. L'esito della prima parigina, entro una scala di giudizi comprendenti, l'ho trovato in quel libro che vedete lì, e ho dimenticato di scrivere che è collezione privata, ma comunque non importa, insomma. E lascio dire a voi, disastroso, cattivo, mediocre, buono, buonissimo, ottimo, entusiastico, quale secondo voi? Come? Mediocre. Beh, com'è severa. Buono. Vabbè, infatti Verdi era un po' disuso, dice. Mi è piaciuto tanto. Ma una delle ragioni era la lunghezza dell'opera, nella versione in 5 atti. La Gazzetta Musicale di Milano, corrispondente di Parigi, scrive: incominciato alle 7 di sera, lo spettacolo è finito verso la mezzanotte. A Parigi lo spettacolo non può andare oltre la mezzanotte perché l'ultimo treno è a 12:35, capisci? Quindi bisogna raccorciare lo spettacolo. Povero Verdi dice: mi tocca raccorciare per i treni 1/4 d'ora d'opera, capisci? Perché se no. O a Vienna, uguale. Riduco in 4 atti il Don Carlos per Vienna. In questa città, alle 10 di sera, i portinai chiudono la porta principale delle case e tutti a quell'ora mangiano e bevono birra. Per conseguenza, lo spettacolo deve essere finito. Quindi lui dice, siccome bisogna andare di bisturi, dice, ho deciso che i tagli li farò io, non li lascio fare ad altri, quindi questo. E questa, lo avete visto, un'opera sull'amicizia, Carlo e Rodrigo. Amicizia, vivremo insieme, morremo insieme. Probabilmente è per questo che poi Decker alla fine lo fa morire, perché altrimenti mancherebbe quella promessa, no? Rodrigo è morto e Carlo? E Carlo si uccide, lasciando quindi suo padre, diciamo così, per sempre affranto, ad aver cagionato con la sua severità, insomma. Questo povero figlio, averlo un po' distrutto, insomma. È un'opera sull'amicizia. Guarda qua, vi ricordate Black? Prandino arriva bene, 29 dicembre del 67, quindi dopo Don Carlo. Il mio povero Black è malato assai, non si muove quasi più e non vivrà ancora a lungo. Ho comandato un altro Black che si sta fabbricando a Bologna. Perché nel caso che mi venisse in testa di fare un altro Don Carlos, non lo potrei fare senza un collaboratore di quella specie.